Tra un paio di giorni, il 21 per l'esattezza, dovrebbe avverarsi la profezia dei Maya secondo cui il mondo finirà. Gli esperti però sono divisi sia sui modi che sugli effetti. C'è chi parla infatti di un nuovo diluvio universale, chi sostiene invece che la fine del mondo avverrà a causa del minor consumo di lacca per capelli e chi se la prende con Jimmy Fontana che negli anni 60 con la canzone Il Mondo fece passare sotto silenzio la profezia. C'è naturalmente chi parla di ridicola superstizione e afferma, dati alla mano, che il mondo finirà solo nel giorno dell'apparizione dei 7 cavalieri dell'Apocalisse che lanceranno frecce infuocate che colpiranno e sgonfieranno tutte le gomme dei camion dei pompieri. Altre considerazioni arrivano poi dal mondo degli extracomunitari, secondo i quali è importante che l'evento non cada di sabato perché sarebbe blasfemo. Poi c'è l'Associazione Mondiale delle Banche, preoccupata per la mancata riscossione delle rate dei mutui a partire da gennaio 2013, mentre non potevano mancare maghi astrologi. Secondo loro il mondo finirà certamente nel 2012, ma solo per i nati in Acquario e Capricorno.